Ciao ragazzi, oggi il coffee time lo voglio fare sull'off-road perché le recenti gite, quella fatta, sì, va bene anche ai piani di Camposecco, Marrascino e anche altri luoghi dove siamo stati, mi hanno fatto capire che, grazie a mio cugino Christian, io lo dirò sempre, Christian, sappilo, che alla fine c'è stata un'evoluzione, no? Prima mi spaventava molto soltanto pensare di dover affrontare un tracciato dissestato, un asfalto molto rovinato. Adesso ci vado praticamente tranquillo. E allora, in alcune occasioni, alcuni amici mi hanno chiesto: "Ma non hai paura?" Allora, anche ieri sera sono stato con alcuni amici e spiegavo un concetto secondo me molto importante. Io ho un BMW F800 GS, è una moto costosa, almeno per me, cioè per le mie risorse. Io ho fatto molti sacrifici per comprarla. Andare in off-road non ti fa stare tranquillo per quello, perché hai paura che la moto cada. E se la moto cade su un prato è una cosa, se la moto cade su un vialetto roccioso, su una mulattiera, è chiaro che cambia tutto. Lì dove un fianco di una moto da cross può costare 100 euro, qualcuno una volta mi ha detto 40 euro, anche se fossero 100 euro, il fianchetto BMW ne costa 450 da listino. E quindi è chiaro che hai un approccio differente nei confronti dello sterrato, perché al di là di te sei preoccupato pure per la moto, c'è poco da fare. Ci ho detto, però, devo confessare anche un'altra cosa. Che Cristian aveva ragione, abbandonare gradualmente lo sterrato, cioè l'asfalto a favore dello sterrato è molto bello. È bello perché innanzitutto vai in dei luoghi pacifici, piacevoli, vai alla scoperta, esplori, e poi perché c'è anche il mettere alla prova se stesso e scoprire che riesce a fare un sacco di cose, che riesce a fare un sacco di cose fighe, nuove. Diciamo però che secondo me, per chi ha una moto stradale come la mia e magari non è tanto esperto, la pianificazione è tutto. Non c'è nulla da fare in questo senso, perché dal mio punto di vista, sapere quanti chilometri percorrerai, sapere dove andrai, come sarà fatta la zona, ti dà una tranquillità mentale e ti fa anche capire che cosa stai andando a fare. E poi, secondo me, ci vuole il giusto rapporto tra tenacia e umiltà. Tenacia perché, soprattutto all'inizio, e soprattutto io ho notato che dopo un po' che non fai off-road, ti sembra di aver dimenticato tutto e quindi ti sembra che una strada sterrata sia una cosa, una strada sterrata ovviamente non la strada bianca compatta, la strada sterrata non la mulattiera, però insomma una strada bella rocciosa ti sembra una cosa impraticabile. Poi dopo circa 30 minuti che la fai, riparti e vai fluido. Spesso mi chiedono come fai a scegliere una strada piuttosto di un'altra. Allora, vi racconto questo aneddoto che ai più esperti sembrerà ovviamente una banalità. Quando siamo andati a Camposecco ci siamo trovati davanti a due strade. La prima strada era effettivamente segnata dal Garmin Montana, perché giustamente è un percorso da trekking, quindi è un percorso che i pedoni possono fare, gli esploratori possono fare. Era un percorso estremamente stretto, erba roccioso potremmo dirlo, molto duro, un fondo molto molto duro. Però per terra c'erano dei segni stretti, credo di un quad a dire la verità, però lo spazio per un'auto c'era. Allora, quando ci siamo andati, abbiamo iniziato la salita, io dopo 200 metri, ma forse anche prima, mi sono fermato. Che mi sono reso conto di una cosa, che la strada si stava lentamente stringendo e si stava, come posso dire, si stava alzando, quindi a destra e a sinistra si stava formando un fosso che sarebbe diventato più
sicuramente più alto, anche perché i piani di Camposecco sono più in alto rispetto a Camerata Nuova, quindi insomma devi salire un bel po'. Però c'era un problema, che io non riuscivo più a girarmi. Quindi lì diventa complicato perché se non ti giri più con una moto da 190 kg in pendenza devi rifartela a marcia indietro sperando che la ruota non inizi a, diciamo, a sgusciare, a franare, diciamo, sul fondo. E questa cosa dovrebbe far riflettere, nel senso, le manovre secondo me vanno pensate prima. Noi abbiamo evitato l'uscita a Valle Pietra perché Valle Pietra è tutta quanta. L'uscita a Valle Pietra è bellissima, secondo me, perché passa tutta dentro i boschi. Però c'è un problema che il giorno prima era piovuto, il bosco è in ombra e quindi c'era tutto fango, non aveva asciugato. E non essendosi asciugato, il problema qual era? Che saremmo rimasti praticamente con la moto che scodava da tutte le parti. Quindi secondo me un altro aspetto che vi dovrebbe convincere a fare off-road è il tipo di motociclista che siete. Nel senso che se avete scelto una stradale piuttosto che una custom è perché vi piace l'idea di viaggiare, ma vi piace l'idea di esplorare anche fuori dall'ambito normale dell'asfalto. Questa cosa io, per esempio, quando ho preso la stradale pensavo di non averla. Mio cugino me ne parlava, io proprio non la calcolavo. Poi però un giorno mi sono messo a fare una riflessione su questa cosa e ho pensato, però ho detto, è vero che io cerco i posti più isolati, è vero che io cerco di raggiungere punti scenograficamente più belli, è un dato di fatto. E l'asfalto stava diventando un limite perché l'asfalto non raggiunge tutto. Quindi vi faccio un esempio, andando a Guadagnolo, l'asfalto ha a sinistra e a destra nell'ultimo tratto queste colline bellissime su cui si apre un panorama. E io, fin quando tu non esci dall'asfalto, tu non ti avvicini a quel panorama. E sì, potresti lasciare la moto, camminare e arrivare lì e fare la tua foto, però non è la stessa cosa. E allora mi ricordo nitidamente che sterzai e andai oltre. Ed è una sensazione, questa cosa ha un impatto secondo me psicologico molto forte, cioè abbandoni lo schema, questa cosa è vera, devo ammettere è molto vera. E senza esagerare, però questo ti permette di affrontare e di raggiungere delle destinazioni altrimenti precluse, che lasciatemelo dire, poi insomma, cioè, io esco gato, se raffreddore. Però sono veramente belle, sono veramente uniche. Quindi questo Coffee Time io l'ho dedicato un po' all'off-road, invece che a una meta particolare, e spero vi sia piaciuto e spero che soprattutto abbia aiutato alcuni di voi a scegliere di provare a intraprendere questa strada, perché è bella. Non, fare off-road non significa necessariamente inerpicarsi con una moto con le ruote tassellate su una montagna. Cioè, io uso ruote stradali, non mi inerpico da nessuna parte, però vi confesso che nel mio piccolo, in quello che io chiamo off-road, che uno come mio cugino, ma come tanti di voi, non chiamerebbero off-road, chiamerebbero scampagnata normale, beh, vi posso dire che dà molte soddisfazioni. Quindi sì, fatelo, provate, però imparate un minimo di tecnica, perché la tecnica è tutto e vi aiuterà ad affrontare molto meglio determinate situazioni, senza spaventarvi e con il giusto approccio di metodo, mi verrebbe da dire. Ciao ragazzi!